Io mi chiamo Gianfranco Andriola, lavoro per Format SPA, ho collaborato più o meno da inizio alla scrittura, alla progettazione, all'ideazione di questo corso. Diceva bene Antonella prima, non è il primo che facciamo in questa modalità. L'idea è di provare a replicare la logica dei cosiddetti MOOC americani, cioè dei americani, insomma, delle università internazionali. Sono sostanzialmente corsi che avvengono interamente online con momenti tipo questo di scambio sincrono, insomma, di chiacchiera in diretta, però in realtà la maggior parte del lavoro è online. Quindi, come dire, il nostro impegno è stato soprattutto quello di rendere divertente, accessibile, gradevole, utile la progettazione di un corso che avesse soprattutto come caratteristica principale quello di svolgersi online. È la prima volta che eroghiamo un corso dedicato su accountability. Noi è un po' che ci occupiamo con vari gradi e varie distanze, varie modalità di progetti di open government. Come area Formez di innovazione digitale abbiamo collaborato con il Dipartimento della Funzione Pubblica in alcune occasioni, in altre occasioni con l'Agenzia per l'Italia Digitale, su una serie di progetti che hanno appunto il governo aperto come idea generale, che è un po' l'argomento della chiacchierata che facciamo insieme questa mattina, e in particolare anche strumenti che il governo aperto utilizza per poter essere davvero attuato all'interno della pubblica amministrazione, i dati aperti piuttosto che la partecipazione e altre iniziative di questo tipo. Quindi l'idea era quella di provare a restituire quel minimo di conoscenza che abbiamo appreso in questi anni su questi temi e provare a rappresentarla in un corso online. Non è il primo, come dicevamo prima. Facendo il primo modulo, guardando i contenuti del primo modulo, avete avuto modo di vedere qualche video lezione, qualche video intervista sviluppate su altri corsi, in particolare su quello open data e su quello partecipazione. Quindi l'idea di accountability è un po' un modo per far quadrare il cerchio e provare a restituire un'offerta formativa che partisse dall'idea di open governance e poi approfondisse quelli che sono gli strumenti principali di cui il governo aperto si dota per poter funzionare all'interno delle pubbliche amministrazioni. Vi dico questa cosa, vi racconto queste cose proprio perché è la prima volta, quindi siamo particolarmente curiosi di come funziona questo corso, di come, se davvero siamo riusciti a mantenere quella che poteva essere l'ambizione iniziale, cioè di restituire queste cose in un corso online. Quindi vi sarei davvero molto grato, io insieme a tutti i colleghi che hanno partecipato alla definizione di questo corso e stanno partecipando all'implementazione e all'attuazione del corso stesso, i vostri feedback ci sono assolutamente preziosi. Questo è un buon momento per chiacchierare insieme, ripeto, immaginatela davvero come una ragionata che ci facciamo una volta alla settimana sui contenuti principali del corso. Parlo dei webinar che avvengono ogni lunedì mattina all'interno del corso. Ma in generale nella piattaforma Moodle che utilizziamo per l'erogazione del corso c'è anche un sistema di forum dove è assolutamente aperto. Vedo che finora è stato molto poco utilizzato e ci farebbe piacere se magari dedicate qualche minuto a raccontarci come sta andando, quali sono i contenuti che secondo voi funzionano meglio, quelli che funzionano peggio. Peraltro finora il primo modulo di questo corso, quello che avete svolto nella scorsa settimana, dedicato più in generale al governo aperto, era introduttivo se volete. L'idea è di più, prima di approfondire il tema, di entrare direttamente sul tema dell'accountability, poteva essere utile dare qualche spunto di riflessione rispetto al tema del governo aperto, che è quello in cui avviene l'accountability nella logica che vogliamo restituire. Da questa settimana, da questa mattina è disponibile sul corso il secondo modulo dove sono, come dire, contenuti più freschi, contenuti sviluppati nelle ultime settimane, dedicati appunto al tema della rendicontabilità, se così si potesse tradurre, della pubblica amministrazione. Abbiamo pensato di svilupparlo su due assi, cioè da un lato quello dell'accountability vera e propria, tentando una definizione condivisa, considerate che sono temi abbastanza di frontiera, quindi finora vale la definizione che decidiamo di condividere insieme. E in più abbiamo aggiunto un ultimo modulo, che è il quarto, dedicato all'etica pubblica, che se volete è un po' il contesto ideale in cui avviene l'accountability. Magari queste cose ci saranno un po' più chiare così come andiamo avanti nello svolgimento dei moduli. Vi dicevo, questa mattina l'idea è di provare a ragionare insieme sui contenuti del primo modulo, quello dedicato appunto al governo aperto,
con un taglio più discorsivo, con un taglio un po' più largo rispetto ai contenuti che avete visto all'interno del primo modulo. E quindi ho provato a ragionare insieme a Laura e Antonella su come, Laura Manconi e Antonella Fancello, che sono le due persone che si occupano, gli a Cagliari peraltro, dell'erogazione di questo corso, come potesse essere utile restituire i contenuti dell'Open Government, cercando di fare un po' il punto su quello che avete avuto modo di vedere tra video lezioni, video interviste e learning object durante il primo modulo, e aprire e rilanciare rispetto ai contenuti che dedicati più direttamente al tema dell'accountability che vedremo più avanti. Quindi pensavo che potesse essere utile iniziare a ragionare insieme partendo dall'e-government, cioè quello che, se volete, l'infrastruttura, quello che da una quindicina d'anni a questa parte riguarda il tema delle politiche di innovazione digitale all'interno delle pubbliche amministrazioni, e provare a partire da qui considerando l'infrastruttura dell'e-government come la base su cui poi il governo aperto può avvenire. Un piccolo accenno alla teoria, alla storia su come si è arrivati a parlare di governo aperto, quali mancanze è riuscito a colmare l'idea di governo aperto, quali sono gli strumenti di cui si dota, insomma, uscendo dalla teoria e entrando un po' più nella pratica, vedere degli esempi specifici, soprattutto esempi italiani, di come in pratica il governo aperto avviene. E infine pensavo potesse essere utile proprio perché, come dire, i webinar sono più chiacchierati rispetto a una video lezione, rispetto a una video intervista, quindi possiamo ragionarne insieme, provare a ragionare appunto insieme a voi sui rischi del governo aperto e su come la cultura digitale, che è un elemento essenziale del governo aperto, possa aiutare la pubblica amministrazione a svolgere meglio il proprio ruolo. Vi dicevo, l'idea era di partire, dedicare i primi minuti di questo webinar al tema dell'e-government, cioè a tutte le volte che la pubblica amministrazione interagisce o quantomeno utilizza gli strumenti ICT per svolgere i propri compiti. Uno dei problemi, una delle caratteristiche che rendono l'e-government particolarmente complicato e se volete anche uno degli aspetti più faticosi dell'implementazione delle politiche di e-government, più o meno da quando ci sono fino adesso, è che, se volete, è una sorta di triangolazione, cioè nel momento in cui parliamo di government, parliamo di pubblica amministrazione che realizza servizi, contenuti e qualunque altro tipo di rapporto con tre soggetti diversi, con i cittadini da un lato, con le imprese dall'altro e con le stesse pubbliche amministrazioni, cioè molti progetti di government, molte attività che cadono sotto il cappello dell'e-government spesso sono dedicate appunto a far parlare la pubblica amministrazione con se stessa, a far parlare enti pubblici di livello differente. Pensate per esempio all'anagrafe unica della popolazione residente, è un progetto assolutamente ambizioso di government che vede al suo interno coinvolti tutti i comuni italiani, più di 8.100, da un lato l'Agenzia per l'Italia Digitale, dall'altro il Ministero dell'Interno. Cioè è uno sforzo organizzativo, uno sforzo tecnologico, se volete, anche particolarmente oneroso. Basti pensare ad esempio a quanto sia difficile utilizzare uno standard comune che sia condiviso tra tutte le pubbliche amministrazioni italiane, ed è un problema che negli anni è venuto fuori, ed è sostanzialmente nel momento in cui il governo italiano, così come qualunque altro governo, ha dovuto approcciare il tema, ha provato a ragionare fondamentalmente su tre livelli diversi per quello che riguarda le politiche di implementazione dell'e-government. Certamente la strategia da un lato, impossibile in questo caso non ragionare, o quantomeno ragionare a prescindere dall'infrastruttura, che è un elemento indispensabile per far avvenire l'e-government, per fare in modo che la pubblica amministrazione utilizzi gli strumenti dell'ICT nel momento in cui dialoga con soggetti diversi, e infine, parte ugualmente importante, soprattutto perché parliamo di pubblica amministrazione, l'aspetto normativo. Proviamo a vederli insieme molto rapidamente uno dopo l'altro. Per quello che riguarda la strategia, noi ne abbiamo, di strategie ne abbiamo avute un sacco, ne abbiamo sin dagli albori dei primi momenti in cui la pubblica amministrazione ha ritenuto utile utilizzare le tecnologie della comunicazione, ha ritenuto utile far parte della società dell'informazione in maniera attiva, quindi trovare un modo per coinvolgere direttamente, per parlare con cittadini
e imprese attraverso gli strumenti LST, è la prima, quantomeno quella più condivisa, quella che ha riguardato tutti i paesi dell'Unione Europea dal 2000 in poi, è appunto la strategia di Lisbona, che aveva degli, si era, dove i paesi europei si sono dati degli obiettivi principali per ragionare in termini di governance, considerate che all'epoca poteva, all'epoca sono passati, ormai sono passati quasi una ventina d'anni, poteva essere considerato un tema di frontiera, quantomeno molto meno attuale di quello che può essere adesso. E in questo caso, ad esempio, è interessante notare come, per quello che riguarda l'Italia, la strategia è arrivata dall'esterno, nel senso è stata l'Europa a chiedere ai paesi europei di sviluppare una strategia ad hoc e quindi l'Italia si è mossa in questo senso. Successivamente questa strategia è stata rinnovata in sede europea attraverso degli obiettivi specifici che sono quelli di Europa 2020 e che sono più o meno che è più o meno il punto di riferimento attuale. A livello europeo la DG, Digital Single Market, è più o meno quella che presidia maggiormente il tema dell'abbattimento delle barriere tecnologiche tra i vari governi dei paesi europei e quindi è più o meno quella che è in carico questa politica. Come Italia, da tolti i primi, se volete, quasi esperimenti con i primi piani di government all'inizio degli anni 2000, forse si può parlare di strategia digitale vera e propria nel momento in cui si parla di agenda digitale italiana. È stata potete immaginarla come una sorta di documento strategico che l'Italia si è data per darsi degli obiettivi e delle priorità su cosa realizzare prima, soprattutto per cercare di governare quella complessità a cui accennavo prima del far ragionare tra di loro soggetti diversi, soggetti di livelli amministrativi diversi. E appunto con l'agenda digitale abbiamo avuto una prima direzione chiara, sono arrivati dei piani strutturali, io glisso sugli ultimi e vi porto direttamente a quello attuale che è probabilmente il più interessante anche per portata, per governance, per modo in cui, per cornice istituzionale, se vogliamo dire così, con cui si è sviluppato, e cioè il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che se volete è un prodotto interessante innanzitutto per il modo in cui è stato generato. Immagino vi sia capitato di sentire parlare del team digitale guidato da Diego Piacentini che in qualche maniera è il commissario straordinario che il governo ha deciso di nominare per l'attuazione delle politiche di government e anche di open government. Quindi c'è stato un lavoro collaborativo tra il team digitale e l'Agenzia per l'Identità Digitale che appunto ha generato questo piano. Ci sono gli aspetti assolutamente interessanti, sarebbe lungo parlarne in maniera specifica, però vi accenno che per esempio a me una delle cose che piace molto di questo piano è il modo in cui la strategia digitale si appoggia su alcune piattaforme abilitanti, cioè tra i vari progetti, tra decine, centinaia di progetti di government che in questo momento vengono attuati in Italia, l'idea che ci siano alcune piattaforme su cui possono far base anche gli altri progetti per far funzionare meglio. L'anagrafe condivisa a cui accennavo prima è uno di questi, così come la piattaforma dei dati aperti o dei dati in generale, e la piattaforma SPID attraverso cui tutti i cittadini italiani possono avere un'unica identità digitale con cui accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Vedete, insomma, è un cambio di passo interessante l'idea di poter ragionare innanzitutto su alcuni pilastri principali e su questi agganciare tutti i vari progetti. Quindi è un piano ambizioso, è un piano che ha una durata abbastanza lunga, insomma 3 anni non sono proprio pochissimi, è un piano che è continuamente in discussione, nel senso che la stessa Agenzia per l'Italia Digitale, insieme al team digitale, si sono dati degli obiettivi annuali per correggere, per adattare la strategia a quelle che sono le innovazioni che sono avvenute. Peraltro questo è uno dei problemi principali se volete, della difficoltà della pubblica amministrazione nell'approcciare al tema dell'e-government, cioè il fatto che le tecnologie cambiano molto molto rapidamente. E quindi la pubblica amministrazione in qualche maniera deve avere i riflessi molto pronti, deve adattare la tecnologia, deve adattare la normativa, deve adattare il modo di lavorare. E come dire, non è sempre facile, anche se, ripeto, immaginate le dimensioni con cui nel momento in cui parliamo di pubblica amministrazione, tiriamo dentro ministeri, regioni, comuni, le scuole, qualunque soggetto, le università, qualunque soggetto che afferisce alla nube molto alta degli enti pubblici italiani, cioè la nube con forte entropia degli enti pubblici italiani. Quindi governare questa complessità certamente è un lavoro oneroso e quantomeno questo piano ci dà una dimensione anche di quanto possa essere
possa essere difficile riuscire a gestire un cambiamento continuo e costante in questo senso. Per la normativa è un po' più semplice, nel senso che la normativa italiana di riferimento è il codice dell'amministrazione digitale, lo è stato sin da subito, sin dal 2015. L'idea del codice che sta dietro al codice dell'amministrazione digitale è abbastanza semplice, cioè tutto quello che afferisce a pubblica amministrazione e ICT più o meno cade qui dentro. Proprio per le ragioni di cui dicevamo prima, il codice dell'amministrazione digitale è di per sé un provvedimento normativo che per forza di cose deve essere aggiornato ogni tot, in particolare è stato aggiornato più o meno ogni 5 anni, quindi abbiamo il CAD, il nuovo CAD, il nuovissimo CAD, e a brevissimo dovrebbe avere un ulteriore nuovo CAD, che fa proprie quelle che sono le novità tecnologiche e normative che si stanno facendo in questo. Basti pensare alla centralità che in questo momento ha appunto SPID, il sistema unico di identità digitale, e come bisogna, come dicevamo prima, come sia indispensabile dare concretezza normativa a progetti di innovazione, quindi a innovazioni tecnologiche vere e proprie, che poi devono diventare parte del modo in cui la pubblica amministrazione lavora. E in questo caso, parlando di pubblica amministrazione, è imprescindibile farlo attraverso una normativa chiara. Quindi il CAD più o meno ha sempre svolto questo compito e continua a svolgerlo fino adesso. Tra l'altro, vi dicevo, a brevissimo dovrebbe arrivare una nuova versione. Sull'infrastruttura non siamo messi male nell'ultimo periodo, abbiamo avuto qualche problema negli anni passati, però insomma è in via di soluzione. Per infrastruttura, lo chiarisco subito, si parla sostanzialmente di due tipi di infrastrutture diverse, cioè infrastrutture che riguardano la pubblica amministrazione, banalmente i CED, i server che sono all'interno delle strutture pubbliche, i computer, gli applicativi, cioè tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione digitale, tutta l'infrastruttura che permette alla pubblica amministrazione di funzionare. E di contro quella che è la banda larga, cioè la possibilità che la rete sia diffusa su tutto il territorio italiano e che quindi i cittadini stessi abbiano il canale, in questo caso internet, la connessione, per accedere ai servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione. Si parla di cittadini e si parla certamente anche di imprese. Su questo sito bandaperoltralarga.italia.it potrei avere un'idea di qual è l'attuale diffusione della banda larga in Italia. Vi dà dei numeri aggiornati, vi dà delle previsioni, quindi degli obiettivi che il governo si è dato e che attraverso il piano strategico banda larga intende raggiungere, e in particolare quella che è la cosiddetta banda larga vera e propria, cioè la possibilità che quantomeno tutti i comuni italiani siano provvisti di una connessione DSL, una connessione che permette uno scambio a 30 mega in entrata e uscita. Qualcosa però non ha funzionato, è impossibile non ragionare, cioè non arrivare a una conclusione di questo tipo, almeno qualcosa non ha funzionato fino a qualche anno fa. Il domino, l'effetto a catena che si sperava di attuare attraverso una strategia digitale che comprendesse l'infrastruttura, la normativa e la strategia, in qualche maniera si è inceppata, in qualche maniera non ha funzionato benissimo. Le ragioni per cui non ha funzionato benissimo certamente non le possiamo approfondire nel tempo che abbiamo a disposizione per questo webinar, però è utile probabilmente ragionare su quello che è lo stato di fatto. Ci sono mille modi per monitorare lo stato d'avanzamento, il modo in cui un paese davvero si è reso digitale. Io ho deciso di prendere quello che probabilmente è il più condiviso, quello che se volete anche un po' è più completo, che è il DESI, cioè una sorta di indicatore elaborato in sede europea, che tiene conto di una serie di caratteristiche che afferiscono al tema del digitale nella pubblica amministrazione e più in generale del digitale all'interno di un paese. La connettività, il capitale umano, quindi la capacità degli stessi cittadini di avere proprio la capacità di utilizzare queste tecnologie, l'uso di internet, l'integrazione delle tecnologie digitali e i servizi pubblici. Questo indicatore si chiama DESI, lo trovate, come vi accennavo all'inizio, sotto, la DG, Digital Single Market dell'Unione Europea, e qui insomma c'è poco da aggiungere rispetto al fatto che siamo quart'ultimi in Europa. L'Italia è prima soltanto alla Grecia, alla Bulgaria e alla Romania. In questo caso, tutto questo per dirvi che al momento, certamente l'Italia ha un bel po' di lavoro da fare. Ci sono alcuni paesi ovviamente
europei ovviamente messi meglio, però di fatto è il problema che finora questa rapida panoramica sulle politiche di government in Italia dalla fine degli anni 90 ad oggi non ha funzionato proprio benissimo. Perché probabilmente ci si è focalizzati un po' troppo sul, cioè almeno questa è una mia opinione, questo è un mio modo di vederla, poi non lo so, potrebbe assolutamente essere a sua volta oggetto di discussione, probabilmente però ci si è focalizzati un po' troppo sui temi dell'infrastruttura, sui temi della normativa, su tutto quello che c'era intorno, lasciando un po' in secondo piano quello che era l'oggetto principale, cioè molte poche volte le politiche di government hanno preso in esame innanzitutto gli utenti e poi tutta l'infrastruttura che c'è intorno. Paradossalmente abbiamo ragionato più sull'infrastruttura e meno sulle esigenze degli utenti. Qualche anno fa, fino a qualche anno fa, c'era un progetto, fra l'altro gestito anche dal Formez, insieme a quello che allora era il CNIPA, cioè quello che negli anni sarebbe diventata l'Agenzia per l'Italia Digitale, che si chiamava CRC, Centri Regionali di Competenza. C'erano vari studi che portava avanti questo progetto, tra cui ce n'era uno molto significativo su come erano stati progettati i servizi online, su quali servizi online si era dato priorità all'interno delle varie regioni. In questo caso veniva fuori che spesso i servizi online a cui si è dato priorità erano quelli più semplici da attuare per la pubblica amministrazione e non sempre quelli più richiesti da parte dei cittadini. Capite quanto può essere difficile ragionare in termini di successo di un'iniziativa se quello che è l'obiettivo finale, quello che è l'utente finale viene lasciato in secondo piano rispetto alle priorità che un qualunque gestore di servizi si dà. Quindi in sostanza gli utenti sono rimasti indietro, gli utenti non sono stati l'oggetto principale da cui si è deciso di partire per disegnare le politiche. Quello che probabilmente è mancato, una delle cose che più di altre, a mio avviso, si è sentita la mancanza nell'attuazione, nella progettazione, nell'implementazione e anche nella successiva revisione delle politiche di government, è stato appunto un paradigma culturale, cioè qualcosa che consentisse di ragionare non solo in termini di infrastruttura, non solo in termini di consapevolezza, ma qualcosa che appunto diventasse parte del modo con cui la pubblica amministrazione approccia i problemi e quindi interiorizzasse la possibilità di utilizzare le tecnologie ICT per offrire servizi ai cittadini. Probabilmente una delle ragioni per cui l'open government a un certo punto, alla fine degli anni 2000, più o meno nel 2009-2010, ha avuto un successo, se volete, internazionale come paradigma di riferimento per quello che riguarda le politiche digitali nella pubblica amministrazione, è proprio perché offre questo paradigma culturale ed è l'aspetto più interessante, probabilmente quello che almeno a me piacerebbe di più far venire fuori da questo corso, da questa chiacchierata, da questo primo modulo del corso Accountability, cioè l'open government è innanzitutto il paradigma culturale che è mancato nei primi anni di attuazione delle politiche di government che permettesse davvero a queste politiche di diventare utili, di avere una loro utilità, di essere finalizzate a qualcosa. Con l'espressione governo aperto, io qui vi prendo la definizione che probabilmente avete già visto nelle prime video lezioni di questo modulo. L'open government sostanzialmente dice che attraverso la tecnologia, attraverso le potenzialità che ci dà la tecnologia, la pubblica amministrazione deve essere aperta e collaborativa. Cioè, da un lato deve condividere le informazioni, assumendo quindi un paradigma di accountability assolutamente dichiarato sin da subito, e proprio sulla base della condivisione di queste informazioni può attivare politiche di collaborazione, cioè ascoltare i cittadini, attivare attivamente politiche di ascolto, che avvengono appunto sulla base di un'informazione condivisa, altrimenti è molto difficile far partecipare soggetti diversi se la base informativa non è uguale, non è condivisa da tutti. Quindi l'accountability, visto dal punto di vista dell'open government, è soprattutto questo. Il primo a porsi il problema di come far diventare questa teoria del governo aperto pratica amministrativa, pratica di tutti i giorni, è stata la prima amministrazione Obama, che nel 2009 ha dedicato una direttiva, se volete un provvedimento interno della pubblica amministrazione, appunto dedicato al tema dell'open governance, si chiama Open Government Directive, è stata attivata, è partita alla fine del 2009, poi ha riguardato, è stata una delle politiche, se volete, di maggior successo, anche con un minimo di bilancio, delle due amministrazioni Obama.
Ed è stato il modello a cui più o meno si sono ispirati tutti gli altri stati che sono andati in questa direzione negli anni successivi. In questo ragionamento, se me lo fate passare, la proporzione è più o meno questa, cioè se l'e-government è l'infrastruttura, l'open government è il modo in cui utilizzare questa infrastruttura, cioè se l'e-government è l'automobile, l'open government è il modo in cui decidiamo di guidarla. Il modo in cui decidiamo di guidare, quindi anche il modo in cui decidiamo di acquistarla, cioè anche il modo in cui decidiamo di scegliere un'automobile piuttosto che un'altra. L'open government ci aiuta anche a capire di quale dotazione tecnologica ci dobbiamo assumere e quindi ci aiuta a capire quali, ritornando al discorso di prima, sono le esigenze degli utenti, ascoltandoli, cercandoli di far diventare il centro dell'azione amministrativa. Piccolo passaggio teorico, a mio avviso anche abbastanza interessante, la persona che ha più o meno ideato questa roba si chiama Tim O'Reilly, è particolarmente famoso in America per aver pubblicato, è un editore di fatto, è uno che negli anni ha pubblicato una serie di manuali di tecnologia, soprattutto è la persona che una volta l'anno in America organizza una sorta di summit, una specie di grande simposio su questi temi, e l'ho fatto per anni, e a un certo punto ha provato a fare sostanzialmente questo ragionamento. Lui per anni ha monitorato, ha osservato, ha scritto tra l'altro anche un sacco di roba su come le comunità open source hanno sviluppato progetti, e quindi a un certo punto ha detto: perché non proviamo a imparare sette lezioni chiave del modo con cui le comunità open source sviluppano software, quindi perseguono un progetto comune in maniera collaborativa? Proviamo a capire quali sono gli elementi di vantaggio, gli elementi che determinano un progetto di successo da uno che davvero non riesce a cogliere gli elementi essenziali da un progetto di open source che viene abbandonato, e proviamo ad applicarle al governo. Proviamo a immaginare la pubblica amministrazione come una piattaforma, infatti poi lo slogan di base è così detto Government as a Platform, cioè il governo che diventa piattaforma di collaborazione dove soggetti diversi possono partecipare attraverso modalità strutturate. E la struttura, il modo in cui i pilastri su cui basare questa azione pubblica sono sostanzialmente questi tre, ed è trasparenza da un lato, condivisione delle informazioni, in questo caso spesso si fa riferimento all'open data o alla disponibilità di contenuti resi disponibili dalla pubblica amministrazione in maniera aperta e accessibile a tutti. Attivare meccanismi di collaborazione strutturata che permettono a chi ha volontà di collaborare col governo di farlo in maniera trasparente, in maniera accessibile, in maniera condivisa, e partecipazione, cioè partecipazione, la possibilità che la stessa pubblica amministrazione decida di interpellare i cittadini su alcune politiche, sulla loro progettazione, sul loro stato d'avanzamento, ottenga dei feedback strutturati. Questo è uno degli aspetti centrali, se volete, anche dell'accountability. È uno dei, rispetto a questi temi si gioca buona parte dell'accountability in chiave moderna, quantomeno nella chiave che abbiamo deciso, nella definizione che abbiamo deciso di condividere con voi all'interno di questo corso. Questo grafico lo spiega abbastanza bene, cioè la cosa interessante è probabilmente dell'open government, scusate, è il modo in cui questo tre modalità, cioè la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione, si nutrono l'una dell'altra, funzionano se davvero c'è sinergia, se una pubblica amministrazione decide di puntare tutto sulla trasparenza, accantonando la partecipazione e la collaborazione, quantomeno è un tavolo zoppo, insomma è una cosa che funziona fino a un certo punto. Allo stesso modo è impossibile fare partecipazione se non ci sono informazioni condivise, è impossibile partecipare insieme se soggetti diversi partono da una base informativa differente. La cosa che quindi ci interessa di più rispetto al tema dell'open government, rispetto alla chiacchiera che ci stiamo facendo insieme questa mattina, è proprio l'idea di portare avanti questo concetto di open government come tessuto, se volete, come iniziative interrelate che non possono fare a meno l'una dell'altra. Vi dicevo, tre sono gli strumenti del governo aperto, certamente l'open data è uno dei principali, fra l'altro probabilmente quello di maggiore successo, cioè delle varie modalità con cui l'open government si è manifestato nei vari paesi, l'open data probabilmente è stato quello che ha coinvolto di più, quello che ha ottenuto maggiori successi. Si tratta quindi di condividere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni attraverso modalità
che consentono a tutti di rielaborarle. La pubblica amministrazione da sempre per proprio mandato istituzionale raccoglie, cataloga, gestisce dati sugli utenti, gestisce dati sul proprio operato. E quindi l'idea è quella di condividere e mettere a disposizione di tutti in maniera tale che chiunque possa riprendere queste informazioni e generare nuovi usi, generare nuovi riusi anche creativi dei dati della pubblica amministrazione. Se volete, è come se fosse una sorta di infrastruttura informativa condivisa. Ci sono mille tipologie di dati che la pubblica amministrazione raccoglie, quindi mille tipologie di dati che possono essere condivisi dalla pubblica amministrazione, purché non esista un problema di privacy, un problema di sicurezza nazionale sulle informazioni condivise, ma mi sembra una cosa piuttosto scontata. Tra i mille usi che si possono fare dell'open data, tra l'open data come strumento da associare a qualunque tipo di politica portata avanti dalla pubblica amministrazione, uno degli esempi che magari può riguardare più direttamente il tema dell'accountability, a mio avviso, tra le cose avvenute in Italia, è questo sito che si chiama soldipubblici.gov, che vi consente di sapere quale pubblica amministrazione sta spendendo soldi per che cosa. Ha un'interfaccia molto semplice, basta imputare nella finestra key, ad esempio la regione Sardegna in questo caso, per cosa, cancelleria piuttosto che spese informatiche o qualunque altra spesa della pubblica amministrazione. E il sistema in automatico vi restituisce una query, si dice in gergo, c'è cioè una ricerca all'interno del database con una serie di informazioni, in questo caso una serie di cifre. È un sistema di forte accountability, cioè davvero un modo per sapere chi sta spendendo che cosa e quindi fare una valutazione consapevole rispetto a come la pubblica amministrazione sta utilizzando i soldi dei contribuenti. È interessante l'applicazione e soprattutto è interessante la modalità con cui viene realizzata e la possibilità data a chiunque di prendere queste informazioni dalla pagina sviluppatori, dalla pagina open data del sito, poterle scaricare e poterle rielaborare come meglio crede, sulla base di quelle che sono le proprie esigenze. Peraltro ci sono degli esempi molto interessanti, ad esempio su soldi pubblici, ricordo che era stato fatto un progetto molto carino di visualizzazione che a colpo d'occhio dava un'idea di come le diverse regioni, ad esempio, spendono soldi in settori diversi. E qui è uno strumento di governo aperto, è uno strumento di open data, però certamente è anche un fortissimo strumento di accountability della pubblica amministrazione. La partecipazione, come dicevamo, è uno dei tre pilastri su cui si fonda il governo aperto. Anche in questo caso in Italia ci sono esperienze assolutamente interessanti di qualunque livello, da ministeri, regioni e comuni. Una di quelle che a me piace particolarmente è quella portata avanti dalla regione Toscana attraverso il portale Open Toscana, che è fatto particolarmente bene a mio avviso perché all'interno di un unico portale voi trovate i servizi digitali della Regione Toscana, trovate i dati, trovate la partecipazione, trovate anche altre modalità di condivisione. Questo significa che, come dire, la Regione Toscana pone al centro della propria politica, pone al centro del modo in cui dialoga con i cittadini il governo aperto, chiudendolo in un unico, cioè tenendo sotto un unico cappello, sotto un unico portale, servizi che magari in altri contesti sono separati, quindi spetta al cittadino andare a ricostruirli. In questo caso sulla Regione Toscana avete in un unico portale, tutte le caratteristiche, tutti gli elementi del governo aperto implementati, che vengono implementati all'interno della regione e in particolare avete anche la possibilità di partecipare. È carino, secondo me, il modo in cui è fatto. La regione toscana, ad esempio, apre delle stanze della partecipazione, le chiama in questo modo, dove i cittadini della regione toscana possono partecipare su delle questioni che riguardano appunto la loro regione. Ad esempio, muoversi in Toscana, pendolare in treno, una delle stanze della partecipazione aperta in questo momento dalla Regione Toscana, chiede ai cittadini, prova a ragionare insieme ai cittadini su come vengono portate avanti le politiche di mobilità all'interno della regione, che è un tipico tema trattato, insomma, un tipico tema di competenza regionale, e quindi si fa aiutare dai cittadini per cercare di capire come tarare al meglio le politiche di mobilità all'interno della regione. Ed è una risorsa, certamente oneroso, la partecipazione per una pubblica amministrazione certamente è una roba faticosa, so, ve lo dico con un minimo di esperienza perché ci è capitato di seguire per altre pubbliche amministrazioni delle iniziative di partecipazione e certamente ci vuole più tempo per realizzare una politica partecipata rispetto a una politica deliberata semplicemente dalla pubblica amministrazione. Però il ritorno in termini di qualità della politica stessa, in termini di accountability, in termini di partecipazione stessa dei cittadini, di coinvolgimento è importante e sicuramente ne vale la pena, a fin dei conti ne vale la pena.
Terzo elemento che caratterizza l'open government, terza asse su cui l'open government avviene, è appunto la collaborazione, che qui ci sono mille casi. Prendo quello che, se volete, è anche un po' limite col tema della partecipazione, e che viene implementato proprio in questi giorni nel Comune di Milano, che è il bilancio partecipativo della città, attraverso cui il Comune di Milano chiede ai cittadini di presentare delle iniziative sul bilancio, quindi chiede di presentare dei progetti, chiede di farlo in maniera collaborativa, in maniera partecipata. E peraltro è una cosa che, tra l'altro, uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa portata avanti dal Comune di Milano, a mio avviso, è che non avviene solo online, ma anche in posti, il bar del quartiere, la gelateria, piuttosto che la scuola, piuttosto che qualunque altro luogo di aggregazione, possono diventare momento di condivisione di queste informazioni. Quindi il comune, rappresentanti del comune, in alcuni casi anche lo stesso assessore, si mette un tavolo e ragiona con i cittadini. È un momento di forte apertura, di forte accountability, di forte dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini, e a mio avviso potrebbe essere davvero il modello con cui attuare politiche di partecipazione basate sul bilancio, che poi è una cosa estremamente concreta, quindi estremamente fattiva. Insomma, alla fine di un percorso partecipativo basato sul bilancio, davvero la pubblica amministrazione ha degli elementi utili per poter attuare delle politiche basate sulle esigenze dei cittadini. In tutto questo per dirvi che all'inizio di un corso dedicato al tema dell'accountability della pubblica amministrazione era davvero impossibile non metterci un modulo dedicato al governo aperto come ambiente ideale nel quale avvengono, per far avvenire politiche di accountability. L'accountability nella definizione che stiamo decidendo di condividere con voi è la responsabilità, tra l'altro è un termine difficile perché ne parleremo anche meglio la prossima settimana, e che è veramente molto complicato anche provare a localizzare in italiano la parola accountability. Si può provare a restituirla come rendicontabilità, però è qualcosa che richiama più il tema bancario, richiama il tema del bilancio, è diverso. L'accountability, se volete, è tutte le volte che la pubblica amministrazione, in quanto soggetto delegato a prendere decisioni e implementare politiche per altri soggetti, che sono gli utenti, che sono i cittadini, deve dare visibilità al modo in cui si è assunta delle scelte, deve dare visibilità al modo in cui ha realizzato dei risultati, e deve mettersi nelle condizioni di poter essere valutata dall'esterno. E infine, quando davvero l'accountability è cosa compiuta, dovrebbe essere in grado anche di raccogliere il feedback che arriva dai soggetti esterni alla pubblica amministrazione per farlo diventare parte delle proprie politiche. Questa è l'idea di base, questa è l'idea che ci piace, su cui si baseranno i concetti relativi all'accountability per tutti i quattro moduli di questo corso. Nella pratica, che cosa significa? È un tema abbastanza innovativo, è un tema che c'è da poco, è un tema che non sempre la pubblica amministrazione finora ha tenuto presente, anche perché gli strumenti e i modelli non erano poi così condivisi, era abbastanza difficile riuscire ad attuarli. Da qualche anno a questa parte invece c'è un'iniziativa portata avanti anche in Italia, che, se volete, è un po' il nostro punto di riferimento, nostro intendo come persone che hanno sviluppato i materiali di questo corso, ma più in generale come orientamento che la pubblica amministrazione sembra darsi, come riferimento condiviso dell'accountability per la pubblica amministrazione in Italia, ed è Open Government Partnership, che è un'iniziativa internazionale che coinvolge vari paesi. Su questo ci saranno una serie di video lezioni dedicate nel modulo che è aperto, che è del secondo modulo del corso. Peraltro c'è anche un'intervista molto interessante a Stefano Pizzicannella, che è la persona che per il Dipartimento della Funzione Pubblica cura questo progetto da anni in Italia. E quindi davvero vi consiglio di andarci a dare uno sguardo, perché è fatta molto bene, è davvero una gran bella intervista che vi racconta immediatamente come funziona, vi dà immediatamente dimensioni di che cosa sia Open Government Partnership in Italia. E in questo momento l'Italia è al terzo piano, quindi Open Government Partnership funziona che tutti i paesi che aderiscono candidano un piano che ha una durata di 2 anni. Noi l'abbiamo fatto, il primo è stato nel 2012, se non ricordo male, quindi ne sono arrivati altri due. In questo momento è in corso di implementazione il terzo piano di Open Government in Italia. È un piano caratterizzato da una forte accountability, sia nel modo in cui il piano viene attuato, sia tra le azioni specifiche che il piano contiene. Alcune pubbliche amministrazioni decidono di
collaborare con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con tutte le altre amministrazioni coinvolte nel portare avanti progetti dedicati ai temi del governo aperto, in particolare il tema dell'accountability. E queste, se andate sul sito, trovate tutte le varie azioni che in questo momento vengono portate avanti all'interno del terzo piano di Open Government italiano, e in particolare le azioni che vanno dalla 18 alla 28, quindi 10 azioni dedicate al tema specifico dell'accountability, e vi danno dimensione di come l'accountability viene declinato in ambito pubblico, quindi nella pratica di ogni giorno, e quindi potete trovare tutta una serie di progetti che pongono l'accountability al centro, che è una cosa che, come dire, a mio avviso sembra anche piuttosto utile per capire proprio di che cosa si tratta, cioè qual è in quale accezione in questo momento la pubblica amministrazione sta declinando la parola accountability all'interno delle proprie politiche. Come vi dicevo, il corso più o meno rispecchia questa idea, cioè con un inizio che è quello della scorsa settimana dedicato al tema del governo aperto, da questa settimana approfondiamo il tema dell'accountability. Abbiamo proprio deciso di dedicare un modulo alla definizione di accountability proprio per poter avere una base condivisa con cui ragionare insieme su che cos'è, su che cosa comporta e su quali sono, le tendenze principali della pubblica amministrazione a livello internazionale e a livello nazionale. E le iniziative appunto dedicate al tema dell'accountability. Il terzo modulo di questo corso sarà dedicato a capire quali sono gli strumenti che a disposizione in questo momento di una pubblica amministrazione per rendersi accountable, cioè per implementare l'accountability, per rendere manifesto l'accountability all'interno delle proprie politiche, e infine un modulo dedicato al tema dell'integrità e dell'etica pubblica, come vi dicevo all'inizio, è un po', come dire, l'humus indispensabile su cui far attecchire politiche di accountability. Tutto questo per dirvi che il corso in questo momento è sì dedicato al tema dell'accountability, ma certamente dedicato ai temi che come dire, compongono l'accountability, quindi è abbastanza variegato, ci abbiamo messo dentro un po' di cose, abbiamo messo una serie di riferimenti che vanno dal monitoraggio civico fino all'etica pubblica, fino al tema del whistleblower, fino ai principali riferimenti italiani, il tema portato avanti dall'ANAC, insomma, davvero abbiamo cercato di metterci dentro tutto quello che poteva essere utile in questo momento a un dipendente pubblico per capire di che cosa si tratta e per provare a portare in casa, a portare all'interno della propria amministrazione i temi del governo aperto e i temi dell'accountability. E su questo torno a chiedervi questa grande cortesia, come vi dicevo all'inizio, che davvero ci sarebbe molto prezioso se ci fate sapere di volta in volta che cosa ne pensate. Magari, non lo so, su questo ci possiamo anche organizzare con Laura e Antonella per, a fine corso, a fine modulo, provare a proporvi dei questionari pure per capire un pochino come sta andando, come pensate possa essere utile. Come vi dicevo però all'inizio, l'idea di questi webinar è soprattutto quella di ragionare anche un po' a braccio, se volete, sui temi che poi vengono definiti in maniera un po' più rigida all'interno delle video lezioni, all'interno dei moduli, delle video interviste, dei learning object, dei materiali che compongono i singoli moduli. Quindi pensavo potesse essere utile provare a ragionare insieme su quelli che in alcuni casi vengono chiamati i rischi del governo aperto, cioè i rischi della condivisione così grande di informazioni e la possibilità che, se non viene fatto in maniera consapevole, in questo momento si rischia che, i soggetti che sono all'esterno in qualche maniera mangino pezzi di pubblica amministrazione, di servizi, rendono, insomma, ci si perda un attimo. Queste cose vengono, a mio avviso, raccontate molto bene, dovendo ragionare così, assolutamente a braccio, come dicevo prima, provando a chiacchierarle insieme, vengono espresse molto bene in un libro non particolarmente bello, però molto riuscito, che si chiama The Circle, in un libro di Dave Eggers. È una sorta di distopia sulla trasparenza dei governi. In questo caso si immagina che una sorta di grande compagnia IT, immaginate una specie di Facebook, Google, Apple messa insieme, che appunto si chiama The Circle, piano piano prendendo le informazioni della pubblica amministrazione e assumendosi alcune funzioni proprie della pubblica amministrazione, offrendo servizi, parlando di accountability, parlando di trasparenza, come dire, si arriva alla deviazione di questo tema. E quindi una società distorta proprio partendo dalla trasparenza, dai quei limiti della trasparenza di cui parliamo all'interno di questo corso. E può essere un buono spunto, come dire, come suggestione condivisa, mentre diventa un po' più critico, ma anche un po' più fattivo,
una serie di opposizioni vengono poste al tema del governo aperto, alla condivisione delle informazioni, a quanto sia rischioso non trovare la giusta quadratura del cerchio nel momento in cui si collabora con soggetti esterni. Quindi è un problema che si pone da sempre per la pubblica amministrazione, basta pensare alla complessità dei cosiddetti contratti di servizio, nel momento in cui un gestore privato in qualche maniera fornisce un servizio pubblico, però tra le varie voci una delle quelle più interessanti è quella di Morozov, che è un critico, credo lui di origine bielorussa, però insomma è più o meno, in questo momento è più o meno internazionale, scrive sul Guardian, scrive su una serie di altre testate, e pone appunto il problema della cessione di centralità della pubblica amministrazione rispetto alle grandi aziende IT. Ci sono una serie di esempi, una carrellata molto rapida che possiamo fare insieme giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Uno degli esempi che mi viene in mente, ad esempio, è il modo in cui in questo momento ci sono dei soggetti privati che acquisiscono continuamente informazioni sui cittadini e le detengono all'interno dei propri server. Pensate alla diffusione recente dell'Apple Watch e più in generale di tutti i sistemi che acquisiscono continuamente dati biometrici degli utenti e che vengono ospitati su server di aziende private. È una cosa nuova, è una cosa che finora non è mai avvenuta, nel senso che finora è stata la pubblica amministrazione intesa come sanità, intesa come vari enti pubblici che catalogavano queste informazioni per gli utenti. In questo caso invece per la prima volta queste informazioni sono da un'altra parte, non sono più condivise su magazzini di responsabilità di un soggetto pubblico, ma si trovano su soggetti, in magazzini stoccati, in magazzini di soggetti privati. Capite che cambia proprio il paradigma con cui ci si approccia a questo genere di condivisione delle informazioni e il modo in cui vengono stoccate. C'è l'Economist della scorsa settimana, uscivo con questa copertina abbastanza intuitiva, insomma dice i social media sono un rischio per la democrazia. Se la discussione pubblica arriva, è mediata da soggetti privati, come possono essere le grandi piattaforme IT, in questo caso Facebook, quanto è affidabile? Quanto deve essere accountable a sua volta un'azienda pubblica per poter avere un ruolo così centrale nel modo in cui viene la democrazia di un paese? Ragionavo con un collega l'altro giorno su una delle ultime dichiarazioni di Zuckerberg che diceva appena prima del voto in Germania di qualche settimana fa, diceva ci faremo noi garanti della giusta diffusione delle informazioni rispetto alle elezioni democratiche in Germania. E se ci pensate è una dichiarazione forte che un soggetto privato debba farsi da garante della buona riuscita di un'elezione di un paese. Ci siamo dati delle regole, ad esempio sui mezzi di informazione, proprio ieri c'è stato il voto in Sicilia, da qualche giorno c'è il cosiddetto silenzio elettorale che precede qualunque tornata elettorale. In qualche maniera, come dire, i media tradizionali ci siamo dati delle regole. È paradossale che in questo momento le stesse regole non ci siano per dei soggetti molto più grandi, molto più pervasivi. È un po' più o meno quello che si diceva all'inizio rispetto alle politiche di government, cioè la tecnologia ha un ruolo sempre più centrale, evolve in maniera sempre più rapida, è quasi come se la pubblica amministrazione, in particolare in generale i governi, facessero fatica a normare, facessero fatica a dare un quadro normativo che sia coerente anche rispetto iniziative di questo tipo, ce n'è centinaia, l'ultimo modello di iPhone fa una sorta di fotografia 3D del proprio possessore, raccoglie un'infinita quantità di dati biometrici che vengono utilizzati certamente per sbloccare l'iPhone nel momento in cui il suo possessore lo vuole utilizzare, però tutte queste informazioni vengono ancora una volta stoccate sui server della Apple insieme a tutta una serie di altre informazioni che possono essere informazioni bancarie, informazioni, i contatti della propria rubrica, insomma mille informazioni che in questo momento non si trovano più, cioè fino a qualche tempo fa l'identificazione dei soggetti era una prerogativa soprattutto pubblica. Ministero dell'Interno, la sicurezza, insomma, tutto quello che riguardava l'anagrafe pubblica, intesa in questo caso, era di competenza della pubblica amministrazione. In questo momento invece ci sono dei soggetti che sono all'esterno, che raccolgono queste informazioni e che per forza di cose acquisiscono una posizione di vantaggio che in qualche maniera va regolata, in qualche maniera a cui a mio avviso quantomeno la pubblica amministrazione dovrebbe guardare con consapevolezza.
anche il tema del modo in cui decidiamo della cosiddetta neutralità della rete è centrale in questo caso e probabilmente necessita di una regolazione. Insomma, ce ne sono decine di temi vari che creano appunto delle asimmetrie informative, creano appunto delle situazioni paradossali che fino ad ora non sono mai avvenute. Quindi è indispensabile, a mio avviso, che la pubblica amministrazione guadagni quantomeno la consapevolezza, anche attraverso gli strumenti del governo aperto, anche attraverso la collaborazione, l'ascolto, la condivisione delle informazioni e provi a ragionare su cosa è meglio fare e come è meglio regolare. Ci sono mille esempi di questo tipo. È interessante però come queste cose giorno dopo giorno stanno diventando parte del modo in cui la stessa pubblica amministrazione funziona. Da qualche mese IBM, che da anni sviluppa un'intelligenza artificiale che si chiama Watson e che è addestrata a lavorare sui dati sanitari dei cittadini, quindi offrire servizi predittivi, offrire servizi di screening, servizi avanzati di intelligenza artificiale applicata ai dati della sanità, abbia chiesto alla Regione Lombardia i dati della sanità per poi poterli riutilizzare e affinare il proprio algoritmo. Questa cosa è molto complicato perché quei dati sono della regione, quindi appartengono ai cittadini e vengono dati a un soggetto privato che in qualche modo guadagnerà una posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti privati. Non possono essere dati aperti perché certamente sono dati vincolati dalla privacy. Questi dati possono essere trasferiti per il vantaggio degli utenti perché certamente un'innovazione di questo tipo non può non portare, ci sono anche studi internazionali che dimostrano come l'applicazione delle intelligenze artificiali alla sanità è probabilmente uno degli ambiti più interessanti, uno degli ambiti da cui possono arrivare servizi più interessanti. È come se ci fosse una sorta di dot desk, non si capisce se è giusto darli, ma se ci perde qualcosa, come vengono regolati questi dati, come vengono normati. È complicato ed è inedito soprattutto. Finora un problema di questo tipo non si è mai presentato. Come la pubblica amministrazione possa reagire in questi casi non è semplicissimo. Io leggevo questa mattina e quindi l'ho tirato dentro nelle slide che la stessa sanità sta cercando di darsi una regolata rispetto a un tema delicato come quello dell'intelligenza artificiale attraverso questo manifesto che è proprio uscito oggi e potete trovare a questo link, che è un primo tentativo quantomeno di porsi il problema. Allo stesso modo l'Agenzia dell'Italia Digitale da un po' di tempo ha attivato una task force dedicata all'intelligenza artificiale della pubblica amministrazione, che probabilmente dovrà rispondere proprio a domande di questo tipo, cioè quanto è giusto condividere le informazioni con soggetti privati, qual è la modalità più giusta per farlo, quali sono i servizi che ci si deve aspettare in cambio, quali sono i vantaggi per i cittadini, ragionando ancora una volta, come dicevamo all'inizio, partendo dall'utente come centro della politica, come centro della politica della pubblica amministrazione. Non è semplice, no, non esiste una risposta di fatto, se volete è più un tema quasi etico di condivisione dell'informazione, però la cosa che a mio avviso è utile ed è, se volete, anche la cosa che cerchiamo di fare con il corso che stiamo svolgendo insieme in queste settimane, è appunto maturare la consapevolezza, quantomeno per porsi queste domande, e poi decidere di concerto insieme a soggetti diversi come agire. Scusate, certamente è un problema di cultura digitale, certamente è un problema di sapere che queste cose esistono e quindi porsi il problema di primo acchito. Indubbiamente c'è una variabile che, ritornando ai temi dell'open government, è quella della partecipazione e della collaborazione, c'è cioè la possibilità di ascolto, la possibilità che la pubblica amministrazione, che di fatto non può essere preparata su qualunque tema, perché sarebbe impossibile, quantomeno abbia la capacità, se volete, anche l'umiltà, il tempo da dedicare ad ascoltare soggetti esterni che magari ne sanno di più e quindi diventare piattaforma di un dialogo condiviso e un dialogo aperto. E in questo senso l'accountability è importante. Una pubblica amministrazione che si vuole svolgere un ruolo di questo tipo non può a sua volta non essere accountability, non può a sua volta essere accountable, non può a sua volta essere trasparente nell'essere piattaforma condivisa, nell'essere piattaforma di incrocio della collaborazione di soggetti diversi. E quindi è il tema principale, quindi il modo in cui io mi avvio a 2 minuti dalla fine, dalla conclusione di questo corso, è il punto, è il tema su cui centrale di questo corso, appunto quello dell'accountability, è il modo in cui la pubblica amministrazione assume decisioni nell'interesse comune, le modalità con cui viene fatta, la visibilità che queste decisioni, o meglio, il modo in cui queste decisioni vengono prese,
riguarda tutti, quindi la possibilità che la stessa pubblica amministrazione, quindi in questo caso la metafora classica è quella della casa di vetro, cioè pubblica amministrazione si renda visibile a tutti nel momento in cui si assume l'onere faticoso di lavorare nell'interesse comune, a sua volta non può non